Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. Siamo puntuali oggi alle 12 con cronache a domicilio. Ci ritroviamo dopo la pausa domenicale. Oggi con un argomento particolarmente sentito e secondo me centrale e importante all'interno di questa crisi, soprattutto perché andiamo ad analizzare la situazione legata alla parte più debole, non so se sia la parola giusta, debole, o più colpita, più a rischio dal punto di vista sanitario, dal punto di vista di quel che i numeri ci dicono per quel che riguarda i decessi, dal punto di vista del ritorno graduale alla normalità. Abbiamo sentito che prima dell'avvio di questa fase 1 bis o fase 2, anticipata ieri dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della sua trasmissione, della sua conferenza stampa che anticipava il varo del nuovo DPCM che regolerà l'insieme delle chiusure, tra virgolette, o delle riaperture, abbiamo sentito che c'è stata un po' di maretta, un po' di tentativo di definizione migliore di quello che sarà il ruolo e di quelle che saranno le possibilità che verranno riservate alla fascia più anziana della popolazione. Quando per anziano, io ho sempre saputo ultimamente che si pensava dai 70-75 anni in su, ormai che l'aspettativa di vita si è spostata oltre gli 80 anni, sia per gli uomini e ancora di più per le donne. Invece abbiamo visto che addirittura il Comitato Tecnico Scientifico e anche la Task Force guidata dal manager Vittorio Colao avevano intenzione e hanno intenzione di proporre al governo ulteriori restrizioni anche per una fascia più bassa di 60 anni. Ho già introdotto praticamente il nostro ospite, un geriatra di grandissima esperienza e di grande autorevolezza, il dottor Paolo Puzzu. Buongiorno, dottore. Buongiorno a lei e a chi ci ascolta. Buongiorno, ben trovato. Allora, con grande piacere sin dall'inizio di questa crisi, ma anche prima, ho seguito le sue analisi, ho seguito la sua bella lettera aperta che è stata pubblicata anche dal maggiore quotidiano sardo, che è stata ripresa, ho visto su parecchie pagine, sui social network e anche da alcune riviste, su come dovremmo approcciarci a questa situazione che io anticipavo in premessa. La popolazione più anziana, allora poi innanzitutto dobbiamo metterci d'accordo, chiedo a lei qual è la definizione di anziano, da quale anno in su, o se basta un anno di nascita per far capire se una persona è anziana o meno. E poi insomma abbiamo visto, parleremo credo a una delle questioni che ho detto, prima dell'alto tasso di mortalità e del fatto che questa è la fascia di età che abbiamo visto più colpita, non tanto dai casi, ma proprio dalla letalità, e poi su come deve essere riorganizzata la vita delle persone di questa fascia d'età, secondo lei, nei vari passaggi, in questa fase, che è una fase ancora di restrizioni, e nella fase successiva dell'allentamento delle stesse restrizioni. Prima di darle la parola, voglio farle vedere oggi sul Fatto Quotidiano, è uscito un lungo articolo di Massimo Fini, che è una delle firme più prestigiose e più autorevoli di quel quotidiano, che diceva così: fate uscire anche noi anziani, no alle discriminazioni, possiamo ancora dare un apporto importante alla società, opponiamoci a misure illegittime, incivili e intollerabili. Allora, nell'introdurla le chiedo anzitutto, ma chi sono gli anziani? E davvero possiamo identificarli solo attraverso il loro anno di nascita? Sicuramente non dobbiamo identificarli secondo la loro anagrafe, ma sarebbe più giusto, è più giusto identificarli con lo stato biologico e funzionale. Ecco, dunque non possiamo neanche considerarli una categoria più debole. Casomai alcuni degli anziani, una certa categoria degli anziani, si trova in una situazione di fragilità, cioè in una situazione in cui è più facile perdere un equilibrio di benessere. Ecco, questa è la cosa principale. Nell'articolo di Massimo Fini, che io non ho letto, giustamente si parla di discriminazione. Che cosa è successo in questo periodo qua? E poi lei mi interrompa No, prego, prego, prego.
domande. Ecco, quello che io vedo è una sorta di ageismo istituzionale, dove per ageismo è un termine preso dall'inglese, che vuol dire discriminazione in base all'età, in questo caso all'età più anziana, dal punto di vista delle istituzioni. Questo non per accusare, ma per programmare un qualcosa dove scompaia, sparisca questo ageismo. A che cosa mi riferisco? Al fatto che, per esempio, gli anziani più fragili, che sono quelli, per esempio, delle residenze, non siano stati protetti con dei protocolli adeguati, protocolli di approccio, di comportamento, di assistenza, che potevano in qualche maniera ridurre letalità, che è avvenuta in maniera percentualmente elevatissima in queste strutture. È avvenuto anche nel sistema di comunicazione. Ecco, qui faccio anche un appello a voi giornalisti di abolire il termine ospizio, perché è dispregiativo e si fa riferimento al vecchio deposito pre-morte di 50 anni fa o forse di 100 anni fa. Chiamiamole residenze per anziani. Poi potremmo anche distinguere, tutti parlano di RSA, in realtà non sono tutte quante RSA. Comunque le residenze per anziani. Ageismo perché bisognava proteggere con dei protocolli che sono arrivati in ritardo. A fine marzo io ho fatto alcune telefonate con direttori di RSA che mi hanno detto non abbiamo ancora dei protocolli definiti di comportamento. Ecco, questa è una forma in qualche maniera di ageismo. Ageismo anche da parte della emergenza medica. Era un'emergenza, lei sa bene che è nato il problema: a chi dare la ventilazione assistita quando ci sono pochi ventilatori? E alcune associazioni si sono espresse in maniera ageistica, per non parlare della Spagna e di altre situazioni Pare che ancora. appunto in Spagna e negli Stati Uniti questo protocollo l'abbiano seguito. Niente ventilazione, niente terapia intensiva per i più anziani, prevalenza ai giovani, priorità ai giovani. E chi l'ha detto che un ottantenne non fragile, ma in salute, forte, come tante querce che abbiamo noi qui in Sardegna, debba avere minor diritto di vivere Uno rispetto infatti. a un cinquantenne? Un tempo nelle scialuppe di salvataggio si facevano imbarcare prima gli anziani, casomai. Donne e Dunque, bambini. ecco, quello Fermo che ho. un attimo, dottore, però, fermo un attimo su una cosa, poi ci arriviamo anche a questa dicotomia ipocrita che accompagna spesso, che ha accompagnato gli ultimi 20 anni, soprattutto nel nostro paese. Da una parte gli anziani visti come un peso, e dall'altra però sono quelli che economicamente spesso hanno salvato le famiglie con la loro stabilità e la possibilità di aiutare figli e nipoti che rimanevano senza lavoro, che erano precari. Ci arriviamo anche a quello. Ma adesso voglio andare con ordine. Lei ci ha spiegato perché non è giusto definire una persona anziana solo guardando la sua carta d'identità, ma c'è invece una definizione scientifica o burocratica che dice che una persona diventa, tra virgolette, anziana quando supera quale età? Allora, non c'è una definizione che è legata all'età, dunque non dal punto di vista anagrafico. C'è una definizione di tipo funzionale, dove quando si perdono a causa di una o più patologie determinate funzioni, per esempio la capacità di camminare o la capacità di cognitiva, no? Pensiamo alle demenze, eccetera, ecco, lì rientriamo in una situazione di fragilità. Però, dove sta? Tutti sono alla ricerca di una data limite. Noi ci siamo spostati molto più avanti, siamo senz'altro nella fascia di età degli ultra 75enni, che però sono considerati ancora degli young old, dei giovani vecchi. Dopo gli 80 si diventa old old, dopo i 90 oldest old, cioè si diventa veramente vecchi. Ma comunque, siccome ci sono tanti ottantenni, novantenni in discreta, in buona salute, ecco che io spesso mi ritrovo a definire degli anziani dei cinquantenni e non degli ottantenni. Ecco, questo è un po' il discorso. Anche Ma perché poi noi abbiamo persone che ormai diventano padri a 70 anni, sempre più spesso, cadeva anche prima, ma adesso sempre più spesso, o che pure fanno attività fisica, persino quasi semiagonistica.
ancora fino all'età di 70 anni e più. Perciò voglio dire, anche dal punto di vista biologico, ci sono delle, oggettivamente ci sono delle cose che sono diverse rispetto a una generazione fa o a due generazioni fa. Totalmente diverse, totalmente diverse. Ma l'errore di base sta nel fatto di tentare di rendere omogenea tutta la categoria dei vecchi, cosa sbagliatissima. L'invecchiamento, per definizione, è un processo continuo che non si può arrestare, che inizia dopo i 30 anni, perché dopo l'età adulta si inizia ad invecchiare, che è caratterizzato però dalla variabilità interindividuale. Io e lei, signor Muroni, stiamo invecchiando in maniera diversa. Io sono più vecchio di lei. Ma si riporta meglio di me, quasi. 70, quest'anno vado ai 70. Però quello che voglio dire è che potremmo noi, intorno ai 75-80 anni, assomigliarci come carrozzeria, quelle che i medici dicono fenotipo. Perderemo i capelli, io li ho già persi, avremo le rughe, saremo più lenti, saremo un pochino più curvi, ma no, il nostro essere non è solamente la carrozzeria, è il nostro carattere, le nostre esperienze, la nostra psiche, la nostra mente, l'ambiente in cui viviamo. Sono, è quella che noi chiamiamo, ed è bellissimo questo, la memoria autobiografica che ci rende un individuo diverso dall'altro, anche se ci assomigliamo come carrozzeria, siamo tutti un po' pininfarina, con lo stesso stile, eccetera, come vecchi, però totalmente diversi, ognuno con la propria individualità, dove, e qui riaggiungo solo questo, per memoria autobiografica, è quel deposito, lei che è giornalista, di cronache della nostra vita, di accadimenti, misto alle emozioni, a momenti emozionali, che si depositano uno con l'altro, su una base naturalmente di tipo genetico, e che determinano il nostro modo di essere. E ecco che l'anziano che ha avuto più tempo di avere depositi di questo tipo, sia di cronaca sia emozionale, può avere una variabilità nettamente superiore rispetto ad altre fasce. Quella che chiamiamo comunemente saggezza, diciamo, no? Perché è in base a una serie di cumulo di esperienze che poi vengono anche elaborate, anche con il tempo che consente anche di decantare eventualmente queste esperienze che magari a caldo possono essere vissute con più istinto e con più magari veemenza. Ma torniamo anche a questo. Io però voglio un attimo sgombrare il campo dalla questione Covid in sé. Allora, in Italia, 26.000 morti fin qui, oltre 21.000 sono in quella fascia d'età che noi definiremmo anziana, no? La fascia più alta. In tutte le conferenze stampa, nei primi mese e mezzo, i responsabili dell'Istituto Superiore di Sanità dicevano: muore la popolazione prevalentemente anziana. Perché? Perché questo virus attacca particolarmente, indebolisce l'organismo, rende più difficile la reazione dell'organismo stesso per chi ha già una, due, tre, quattro patologie, e dunque è chiaro che, siccome ci sono tanti fronti aperti, chi deve nel nostro organismo fronteggiare l'assalto di queste patologie, divide il fronte, se copre una cosa ne scopre un'altra, e dunque lì si arriva eventualmente alla soccombenza, e questo è abbastanza chiaro e anche abbastanza fisiologico, direi. Però lei ha detto una cosa molto interessante nel suo primo intervento: se così era, e se così abbiamo capito essere già dalla prima evoluzione, come mai questa esposizione è stata, non dico moltiplicata, ma quasi? Io voglio fare riferimento, così scompriamo subito il campo, alle inchieste anche penali che sono in corso, che riguardano molte quelle che vengono definite RSA, poi lei giustamente diceva non tutte sono RSA, sono luoghi nei quali gli anziani sono ricoverati, ospitati, assistiti. Abbiamo visto che uno dei protocolli adottato dalle regioni era per i più anziani dimessi dopo essere stati sospetti o curati per Covid, era di mandarli nelle residenze sanitarie assistite. Da lì questo contagio si sarebbe propagato, e oso immaginare che questo non sia accaduto solo in quelle regioni oggi sotto inchiesta, ma anche in Sardegna abbiamo tanti focolai, nel Sassarese, abbiamo visto a Bitti, abbiamo visto a San Luri, poi non so in quale altro luogo, in queste case di riposo, dove c'è stata una falcidia di popolazione anziana o più debole, diciamo.
Sì, non eravamo preparati, di sicuro eravamo ignoranti sia il mondo scientifico che quello politico, che i decisori. Ecco, forse dovrebbero dirlo un po' più spesso. Eravamo degli ignoranti, dunque ci siamo dovuti costruire un'esperienza. La delibera dell'8 marzo, prendiamo quella della Lombardia che è la più famosa, è stato senz'altro un cerino appunto sulla benzina, perché ed è un atto di ageismo istituzionale, come stavo dicendo prima. Non si può in una struttura che non è adeguata dal punto di vista dei dispositivi individuali di protezione, dei protocolli a gestire pazienti di questo tipo, cioè già malati o anche sospetti, appunto, caricare, subire un ulteriore carico. Bisognava adottare altri provvedimenti. Oltre a quello, naturalmente, c'è stato anche il ritardo, diciamo, della chiusura dal punto di vista delle visite dei parenti, che è subentrata successivamente. Attualmente questo probabilmente è capitato anche in Sardegna, dove ci sono sia dei pazienti che sono rientrati nelle residenze per anziani, sia il virus è arrivato tramite le visite oppure tramite gli operatori. Adesso si sta giustamente cercando di porre rimedio. E per quanto riguarda il primo aspetto, l'aspetto della maggiore letalità, mortalità, chiamiamola così, letalità è per il Covid, dove appunto nella fascia di età ultra-ottantenne si raggiunge il 25-30%, dunque molto molto elevato. Se andiamo effettivamente a vedere gli anziani che sono morti, per la maggior parte, perché è una curva gaussiana di statistica, ecco, sono persone effettivamente che avevano due, tre patologie. Erano quelle persone fragili, quelle che per problemi di più patologie insieme e per problemi di immunodeficienza acquisita, cioè i loro anticorpi si producono con lentezza e con difficoltà, sono deceduti in seguito a tutta una serie di complicanze a catena che hanno riguardato tantissimi organi. Ecco, questo è un problema fondamentale. L'altro problema, visto che lei giustamente ha parlato di quello che è stato il focolaio maggiore di diffusione, abbiamo vissuto a una fucilazione da parte del virus, non dico di una generazione, ma di un gruppo enorme appunto di persone, è legato al fatto che forse si è anche commesso l'errore di chiudere troppo gli anziani all'interno delle residenze. Ecco. Per la trasmissione, io l'ho studiato quando con le malattie infettive, ci vuole il virus, e qui è virulento. Il Covid, il SARS-CoV-2, eccetera, è un virus che si contagia con una certa, diciamo, frequenza. Ha una certa virulenza perché ha una certa mortalità superiore all'influenza, anche se inferiore alla SARS, dove però ci vuole. Chi contagia, ci vuole chi riceve l'infezione, se è fragile può morire con più facilità, ma ci vuole che cosa? Quella che noi chiamiamo la carica virale, la percentuale di virus che sono nell'atmosfera. I medici cinesi che sono morti, o i medici italiani, sono medici che hanno subito, non erano persone immunodeficienti, dove non c'era una risposta immunitaria adeguata, ma hanno subito una carica virale impressionante, così pure i medici di famiglia, persone dove il paziente inconsapevole gli tossiva addosso. Ecco, cosa voglio dire? Voglio dire che, e questo è un appello alle residenze sarde, laddove avete uno spazio all'aperto, dove c'è un cortile, dove c'è un giardino attrezzato. Siccome le nostre residenze sarde sono caratterizzate anche da una
tipologia di anziani che non è solo fragilissimo, ci sono tante, si chiamano comunità alloggio, sono i vecchi pensionati, non ospizi, sono persone che stanno abbastanza bene. Queste persone chiuse dentro rischiano di amarsi molto di più che se le facessimo invece. Hanno più possibilità di contagiarsi e inoltre subiscono una patologia di più sistemi, di più apparati, che si chiama sindrome da immobilizzazione, di cui se vuole possiamo parlare. Allora, ci arriviamo, però le chiedo un'altra cosa. Oggi 27 aprile, abbiamo visto quello che è successo fin qui e abbiamo fatto un'ipotesi anche sul perché è successo, perché in Italia più che altrove la letalità sembra più alta rispetto al numero di contagiati accertati e perché questa popolazione, tra virgolette, anziana sia quella che è stata più di tutto falcidiata. Ma noi oggi guardiamo anche avanti, oggi è 27 aprile, ieri il Presidente del Consiglio non ha detto nulla sulla fase 2, non ha detto nulla sui bambini e non ha detto nulla neanche sugli anziani. Abbiamo sempre una duplice cosa, i più a rischio, che sono quelli con patologie, che sono quelli che devono essere protetti, che hanno bisogno di un protocollo, come lei diceva, e poi ci sono anche quelli che invece che anagraficamente rientrerebbero nella categoria degli, tra virgolette, anziani, pensionati. Allora facciamo così, diamo, visto che ormai si va in pensione da 67 anni in su, diamo come punto di riferimento, anche se non sempre è così perché ci trasciniamo anche ancora qualcosa di baby pensionati, facciamo così, chi è in pensione, chi ha smesso di lavorare, lo possiamo considerare categoria a rischio, tra virgolette. Anche se abbiamo visto che Colao e la comunità scientifica volevano abbassare ancora a 60 anni. Ma poniamo che la categoria sia quella dei pensionati. Quale differenziazione portare? Cioè perché, secondo lei, Colao, l'Istituto Superiore di Sanità e la Task Force Tecnico-Scientifica vuole relegare gli anziani in casa e ha chiesto al Presidente Conte di mettere limitazioni alla circolazione delle persone che hanno da 60 anni in più? Perché ha visto e studiato gli indici di letalità e ha visto che chiaramente è superiore al di sopra di 60 anni, poi dopo i 70-75 e così via. E ha pensato di adottare dei provvedimenti, o suggerire, perché poi non è stato adottato, dei provvedimenti di tipo standardizzato, omogeneo. Errore gravissimo, perché in questa maniera noi impediamo, togliamo salute a una grandissima percentuale di anziani autosufficienti, parzialmente autosufficienti, che invece subirebbero dei danni da disposizioni così restrittive. Qui dobbiamo pensare appunto alla fase 2 e per quanto riguarda la geriatria noi stiamo, tra virgolette... Se lei potesse dare un consiglio a Conte, se lei fosse in questa famosa task force tecnico-scientifica, cosa gli avrebbe consigliato? Allora, innanzitutto di basarsi sulla fragilità, la fragilità la conoscono del singolo paziente i medici di famiglia, d'accordo? Dunque sanno i medici di famiglia dove bisogna fare attenzione. Avrei consigliato, sempre con le disposizioni di distanziamento fisico, poi non è tanto sociale, fisico, e con le regole della mascherina e le altre cose, di far uscire gli anziani, dare il permesso, accompagnati per chi ha qualche problema di tipo deambulatorio, di poter riattivare il loro organismo, sia dal punto di vista muscolare, perché c'è un'atrofia muscolare che subentra con stando fermi, sia dal punto di vista osseo. L'osteoporosi nasce dopo una settimana, 10 giorni di immobilizzazione, sia cardiovascolare, respiratorio, intestinale, la stanchezza, e soprattutto dal punto di vista psicologico. Dunque abbiamo un interessamento di diversi apparati. Il consiglio è quello, infatti lui per fortuna non ha dato retta a Colao, mi ha detto non parliamo di anziani, li consideriamo come tutti quanti gli altri. Già questa è una buona cosa. Forse doveva anche dire anziani, incominciate un pochino a muovervi, cercate un pochino, siamo rigidi nei controlli perché spesso gli anziani sono un po' indisciplinati. Ecco, non anticipi la mia domanda che sto per fargli. No, è così, però avrei detto riprendiamo appunto l'attività motoria, riprendiamo l'esposizione alla luce che ci serve anche dal punto di vista del tono dell'umore. Certo, a questo proposito lei anticipava, abbiamo visto che anche nella fase P
più delicata del lockdown, cioè delle restrizioni, e verso il 10 marzo, 15 marzo, c'è stata una duplice reazione psicologica nella società. I più giovani, i ragazzi, anche fino ai 40, 45, 50 anni, tutti hanno il 90% delle persone, il 95% delle persone hanno rispettato, e anche quando uscivano per fare la spesa tenevano un metro la fila. Invece molti hanno lamentato il fatto che gli anziani proprio quasi se ne sono fregati, hanno continuato a uscire, andare a fare la spesa, parlavano tra loro, si avvicinavano anche i più giovani che li volevano tenere lontani. E poi quando qualcuno li intervistava gli diceva: ma scusa, ma lei perché sta facendo così? Non si rende conto che è a rischio? Ma io ho superato la guerra, ho superato la fame, ho superato la poliomielite, ho superato tutto quello che c'era da superare e vuole che mi preoccupi per questo. Allora mi dica qual è il meccanismo psicologico, che è facilmente intuibile, ma lei ci lavora e forse ha qualche sfumatura in più da raccontarci sul perché di questa reazione diffusa. I meccanismi probabilmente sono tanti, gli psicologi esperti dell'invecchiamento possono rispondere, diciamo, in maniera ancora più competente, però io so diverse cose, perché l'ho vissuto nei 40 e passa anni di geriatria. Quello che sicuramente interviene è la cosiddetta paura della morte. Cioè l'anziano, per l'anziano la morte è una compagna quotidiana del loro vivere, si alzano pensando alla morte perché sanno che hanno un'aspettativa di vita inferiore rispetto a quella del giovane, ci si abitua un pochettino alla morte. Nel giovane invece è diverso, che ne so, il giovane che si ammala di influenza, non di Covid, quando c'ha la febbre a 40 trema come un disperato, sia perché ha la febbre, ma anche perché psicologicamente ha paura di morire. Dice: io forse non ce la faccio adesso. Ecco, l'anziano si ritrova. I maschi già 37 e mezzo si dice che la faccio. Questo ragionamento li porta ad essere, tra virgolette, un po' più incoscienti. Devono essere puniti, guardate che non voglio dire che fanno bene, anzi sono abbastanza rigido da questo punto di vista, e fanno il ragionamento anche del malcomune mezzo gaudio. Ecco, voglio spiegare con questa frase: noi abbiamo superato tante cose, vediamo che ci sono sì vecchi che muoiono, ma ci sono anche dei giovani che muoiono, tutti hanno paura della morte. Io penso che questo sia stato il motivo principale per il comportamento da indisciplinati. Però l'anziano può cambiare. Non è vero che l'anziano sia un personaggio rigido che non può cambiare. Ci sono tanti anziani che hanno modificato la loro quotidianità in maniera esemplare in questo periodo qua. D'accordo? Questa è la cosa principale. Io penso che questi meccanismi psicologici talvolta portino qualcuno, una certa categoria di anziani, a questi comportamenti sbagliati. Ecco. Abbiamo detto, lei ha i suoi suggerimenti, i suggerimenti che avrebbe dato sulla fase 2, ci dicono tutti che comunque al di là di qualche aggiustamento, adesso magari d'estate la situazione si allenta e col caldo il virus va un po' via, ci sarà da stare più riservati in autunno, ma quello un anziano a rischio lo deve fare lo stesso per quando arriva l'influenza, no? Anche quella è un appuntamento sempre molto delicato per chi è fragile, per chi ha meno protezioni. Però insomma, finché non arriverà un vaccino o finché non arriverà un farmaco in grado di intervenire nel caso di una crisi acuta, diciamo che comunque vivremo sempre con questa spada di Damocle. E oggettivamente ognuno di noi, non solo gli uomini, le donne, i bambini, i ragazzi, chi lavora, chi non lavora, gli imprenditori, i dipendenti pubblici, tutte le categorie di persone, gli sportivi, troveranno un luogo mutato quando torneranno alla presunta normalità. Io non credo che ritroveremo lo stesso mondo di gennaio 2020, quando sarà. Perché è così, perché poi le esperienze, le cose che cambiano, si sedimentano e ci fanno, le cose cambiano giorno per giorno, a un certo punto si sedimentano e dopo 3 anni sono cambiate di molto, ma noi non ce ne siamo accorti perché li abbiamo vissuti giorno per giorno questi cambiamenti. Ho visto che nel suo articolo, quello che ha pubblicato anche l'Unione, che ho pubblicato io sul mio blog, che è stato ripetuto, lei faceva un ragionamento un po' più ampio rispetto a quello dall'emergenza Covid, in generale su quella che deve essere la nuova dimensione di questa parte adulta della vita nella società di oggi. Ci vuole raccontare uno o due aspetti
che secondo lei dobbiamo cominciare a metabolizzare, a fare nostri, ad accettare negli altri, dico, nel comportamento di quelli che oggi hanno che sono nella fascia d'età più alta, ma anche cominciare ad accettare per quelli che saranno i nostri quando ci arriveremo noi a quell'età. Certo, quando si parla di buoni consigli per l'invecchiamento c'è anche qualcosa di egoistico, perché tutti quanti siamo interessati a quando diventeremo, speriamo, più vecchi. E allora, diverse cose. Innanzitutto io penso, così come pensa lei, che sarà difficile a breve termine ritornare alla stessa vita di prima. Ci passeranno almeno un anno, sei mesi, non si sa, almeno fino a quando non avremo una prevenzione, vaccini o una terapia, farmaci che possano arrestare appunto il Covid. Dovremo rivedere completamente il nostro modo di relazionarsi. Lei pensi anche alle difficoltà di fare medicina, la visita medica dove c'è il contatto fisico continuo o l'assistenza. Ecco, certe cose andranno un po' riviste. E allora questo può portare effettivamente ad una riduzione di quelli che erano, diciamo, i pilastri del buon invecchiamento, cioè del vecchio, scusi. Essere accarezzati, essere accuditi, essere presi per mano. Molti in questo periodo hanno avuto paura di morire soli. Noi abbiamo attivato un telefono anziani Sardegna e molti hanno detto: ma io morirò senza prendere per mano mia figlia. Io penso che si riprenderà ad avere dei contatti, anche dei contatti fisici, non immediatamente. E allora cosa fare in questo periodo dove talvolta anche nelle comunicazioni, no? Penso per esempio alle telefonate che abbiamo ricevuto il giorno in cui la von der Leyen ha detto gli anziani sino a dicembre non potranno uscire. È stata una batosta impressionante. Nelle comunicazioni abbiamo sbagliato moltissimo, a cominciare anche da Borelli, non per colpa sua, che diceva state tranquilli, intanto muoiono soltanto... È quello che dicevo, è una cosa devastante. Assurda. Bisognava dire se c'è un 25% degli ultras ottantenni che muoiono, cioè la letalità è quella, c'è un 75% che guarisce. Dunque partire casomai con questi dati. Allora, cosa dire? Innanzitutto non perdere la propria progettualità, i propri sogni. I sogni ci servono per non essere depressi, per tirare su il tono dell'umore. E i sogni servono a 20 anni, a 50 anni, a 80 anni. La progettualità vuol dire vivere la giornata e non, attenzione, vivere alla giornata. Alla giornata. Vivere la giornata vuol dire dare la pacca sulla spalla, c'hai 80 anni, ma che cosa vuoi? Lo stai distruggendo, gli stai togliendo la progettualità, il pensare all'indomani. Ecco, i sogni ci vogliono anche perché saranno sogni che si avvereranno, perché noi torneremo ad uscire, torneremo ad avere le relazioni con i nostri nipoti. Io non vedo l'ora di abbracciare mia nipotina di 2 anni. Ecco, noi, ci sarà una ripresa che sarà molto graduale, con la speranza di ritornare ad un mondo che non deve essere come prima. Non è solo una questione di non sarà, ma forse non deve essere, sia per la problematica che ho potuto accennare dell'ageismo, ma per tutta un'altra serie di problemi. Il tempo è volato, mi rimane tempo per un'ultima domanda che però è importante fare, l'ho accennata all'inizio. Un geriatra di grande esperienza come lei, non è uno psicologo degli anziani, ma ha comunque tanti rapporti, gioco forza, se uno lo visita o ci parla, lo vede, raccoglie anche un po' quelle che sono le sue impressioni, i suoi problemi, anche di rimbalzo, anche quando non glieli confida direttamente. Ecco, una delle cose, io l'ho descritta nella mia vita cronistica precedente, sia sulla carta stampata che in televisione, che mi ha sempre interrogato e della quale ancora non ho trovato risposta, non ho trovato una soluzione, è questa. Gli anziani sono considerati da un certo punto di vista un problema e da un altro punto di vista, cioè un peso, non so, per le famiglie molto impegnate, si ha meno tempo, non si sa, il vecchietto dove lo metto, diceva una vecchia canzone, mi pare di ricordare, di Domenico Modugno. E poi però in questi ultimi 20 anni, nel tempo della precarietà, nel tempo della crisi economica, nel tempo di tutte le situazioni delicate che conosciamo dal punto di vista sociale,
Gli anziani sono stati un grande aiuto e sono stati quasi un ammortizzatore sociale. Ecco, loro come vivono, se le è capitato, questa condizione che è oggettivamente dicotomica, no? Sì, lei ha ragione, è dicotomica e ahimè, quando c'è appunto la sensazione di questo duplice aspetto con cui uno, un vecchio viene guardato, c'è maggiore sofferenza. Dobbiamo anche qui sfatare il problema di l'anziano, un problema. Lei sa bene che la Silver Economy è la terza economia mondiale e tutto gira intorno alla figura dell'anziano, non soltanto dal punto di vista assistenziale o sociale, il nonno che tiene i nipoti e così via, ma anche dal punto di vista produttivo, quanti ultra settantenni, 75enni, 80enni continuano a lavorare, d'accordo? È legato soprattutto a questo concetto di tipo negativo che si ha intorno alla figura dell'anziano. Ecco, l'anziano deve essere consapevole che è una risorsa. C'è una certa percentuale che su per giù è il 20-25% degli ultra 75enni che non è una risorsa, è un costo. Sono le persone meno fortunate, sono gli anziani disabili che devono essere accuditi nella maniera migliore, dove bisogna investire, bisogna avere protocolli e altre cose. Gli altri si ritrovano, molti, a vivere in maniera attiva la loro vecchiaia ed è un altro 30-40%. E c'è una via di mezzo che deve essere un pochettino accompagnata per andare verso la vecchiaia di successo e non andare verso la vecchiaia da non autosufficiente. Qui entra in gioco la prevenzione. Ecco, io penso che questa sia, diciamo, la fotografia dell'attuale situazione della grande fascia di età, degli anziani. Questo mi Sì, sembra. sì, sì. Per chiudere, cosa possiamo dire? Per lanciare anche un messaggio non solo agli anziani, perché qua ci stanno ascoltando anche molti giovani, che poi hanno a che fare naturalmente, perché poi in tutte le famiglie, per esempio, io sono fortunato, nel senso che ho, che so, una nonna, dei genitori, delle persone che sono anziani di età, tra virgolette, sarebbero anziani di età, ma sono più giovani di me per alcune cose, no? Però molti altri hanno a che fare nelle loro case, nelle loro famiglie, con persone che anche di età non avanzatissima, ma che o le patologie fisiche o quelle, come diceva lei, legate a disturbi neuronali o di altro tipo, insomma di degenerazioni che sono legate alla senilità, hanno difficoltà di gestione e si sentono spesso anche un po' abbandonati e molti mi dicono ancora di più abbandonati in questo periodo di emergenza perché la sanità si è dedicata ad altro e poco a chi ha questo tipo di emergenza. Chiudiamo con questo. Per quelli che si ritrovano in una situazione di disabilità, eccetera, lì il problema è la società che deve intervenire con degli approcci di tipo assistenziale che aiutino le famiglie laddove sono in famiglie o le residenze che siano organizzate in maniera un po' diversa in modo da far fronte all'emergenza. Qui in Sardegna la maggior parte delle residenze sono buone dal punto di vista sia del personale sia dal punto di vista dell'organizzazione. Per gli altri io dico soltanto questo, che ritroveremo presto, abbiamo visto che si può andare a far visita ai parenti già dal 4 maggio, le nostre relazioni. Ecco, dobbiamo in qualche maniera non solo difenderle, quelle che ci abbiamo, ma cercare di conquistarne altre. È pieno di associazioni per la terza età, dall'università, altre cose, dove si va lì non soltanto per, tra virgolette, imparare, ma per avere relazioni con. Socialità. Ci riprenderemo le nostre relazioni. C'è un famoso studio epidemiologico che è durato 80 anni, se non sbaglio concludevo con questa frase, che dice che le relazioni sono più importanti del colesterolo. Ecco, questo per dire che torneremo di nuovo a relazionarci. Adesso dobbiamo relazionarci in maniera diversa, con queste precauzioni. Ecco, dunque, pensare al fatto che ci sarà
un post-Covid e i nostri anziani sardi rappresenteranno ancora una bella fetta di persone in gamba. Grazie, dottor Puzzo, è stato veramente gentile e come sempre esaustivo e autorevole nelle sue risposte e nelle sue analisi. Io, se lei mi consentirà più avanti, la ridisturberò proprio per avere una puntata invece nella quale parliamo della società sarda, una società che ha molto rispetto dei centenari e che sta facendo anche, insomma, una, diciamo così, un'immagine, gli sta portando come immagine di longevità e dunque di genuinità e di garanzia di buona vita, di buon ambiente in Sardegna, ma faremo una puntata a parte e io vorrò che lei, se è disponibile, possa essere uno dei protagonisti. Grazie ancora. Buona Arrivederci. giornata a tutti, arrivederci, grazie dottor Puzzu e con tutti voi, cari amici, con chi vorrà. Stasera alle 17 ci ritroveremo quando parleremo di scuola e concorsi, precari, didattica a distanza, tutta una serie di altre questioni con quattro autorevolissimi ospiti. Ore 17, con chi vorrà qui a Cronache a Domicilio.